Che significa, Roberto, per te essere stato scelto come sportivo abruzzese dell'anno? Ma per me è motivo di orgoglio essere qui stasera in questa splendida serata, in mezzo a tanti campioni, ex campioni che hanno dimostrato tanto a livello internazionale, nel mondo, e quindi per me è stato motivo di grande soddisfazione. Due promozioni consecutive, poi una salvezza bella 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 con il tuo Parma, si è letto nelle motivazioni. Sì, è chiaro che sofferta per come nel finale, no? Però devo dire meritata per quello che si è fatto durante il campionato, e diciamo che abbiamo chiuso un percorso iniziato 3 anni fa con la vittoria dei 2 campionati ed era importantissimo concludere questo mini percorso con una salvezza, e siamo stati bravi un po' tutti a cercare di raggiungerla, abbiamo raggiunta. Tra l'altro questa tua carriera da allenatore è iniziata proprio qui in Abruzzo, e quindi per noi abruzzesi è motivo ancora più di grande orgoglio, no? Sì, ho iniziato a Lanciano, dove ho giocato gli ultimi anni della mia carriera e dove mi hanno dato la possibilità di allenare già dalla Serie B, e di questo ne sarò sempre grato, e quindi sono partito da questa terra, la nostra terra, quindi speriamo in futuro di avere dei successi altrettanto importanti come quelli che sono già passati. Prima di salutarti ti chiedo solo 5 secondi di mercato, solo una piccola promessa se puoi. Se Brunori dovesse andare via da Parma dopo che lo hai visto in ritiro, Pescara ha un canale preferenziale? Ma io credo che il direttore sportivo e Daniele Faggiano abbiano un ottimo rapporto con il presidente Sebastiano. È chiaro che inizialmente il ragazzo era stato avvicinato già da una società dove doveva andare in forma definitiva, ma poi abbiamo ragionato sul fatto di valutarlo e tenerlo un po' con noi per poi darlo eventualmente in prestito. Mi auguro che poi possiamo dare una mano al Pescara, perché voi tutti sapete quanto sono legato a questa città. Bocca al lupo per la nuova stagione. Crepi il lupo, grazie.